Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Rossetto rosso, non sono abituata, non sono più abituata in realtà anche prima di questo periodo pandemico. Ho sempre utilizzato colori naturali per tutti i giorni, anche se da adolescente, tra virgolette, slash una decina d'anni fa più o meno, mettevo il rossetto rosso anche per uscire al mattino. Ma bando alle ciance, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito subito a farlo e a seguirmi cliccando sulla campanella che vi avviserà ogni volta che ci sarà online un mio nuovo video. Mi impappino come sempre all'inizio video, ma eccomi qua. In questo video, da come potete leggere al titolo, vorrei farvi vedere tutti i trend del 2021 riguardo make-up, tra virgolette anche skincare, perché tra poco vi dico perché. Perché mi sono messa a leggere, mi sono documentata un pochettino. Mi piaceva creare un video dedicato a tutti i miei prodotti top, seguendo appunto il trend del 2021. Inutile dirci che la pandemia ha cambiato un po' la nostra skincare routine e anche il nostro modo di truccarci nella vita quotidiana, ma una cosa buona l'ha fatta. Abbiamo avuto molto più tempo per prenderci cura di noi stesse a livello di pelle, almeno spero. E quindi durante il lockdown, durante queste fasi di cambiamento colore, abbiamo avuto un po' più di tempo nel guardare video tutorial ed informarci un pochettino su quello che può far bene o quello che può far male alla nostra pelle. Quindi il primo trend è sicuramente una migliore cura della propria pelle, seguendo una routine un po' più completa. Io ho qui dei prodotti che in realtà sono entrati a far parte nella mia skincare routine non da poco, ma nell'arco dei 5-6 mesi, con cui mi trovo benissimo, mi sto trovando benissimo, c'è qualche novità. Altri invece sono prodotti che conoscete già, che io vi cito perché sono prodotti che io amo da sempre. Al mattino mi piace detergere bene il mio viso con una mousse delicata. Questa è di Officina Toscana, io in realtà ne ho aperte di diverse, ma questa qui è ultimamente una mousse che mi sta piacendo tantissimo perché idrata ma non asciuga eccessivamente l'epidermide. E voi dovete pensare che la nostra pelle di notte lavora, quindi molto spesso ci possiamo svegliare al mattino con una pelle relativamente più grassa o una pelle assolutamente un po' più asciutta, un po' più secca. Questa perché di notte magari non l'abbiamo magari idratata bene e la mattina la pelle può tirare. Comunque sia, è bene detergerla, è un po' come fare la doccia al mattino e non utilizzare il sapone. Quindi una mousse detergente a facile risciacquo, perché magari dormendo non abbiamo tutta questa voglia di usare un gel. Successivamente di mattina utilizzo il mio amato prodotto per il contorno occhi, il Capture Total di Dior, che da come potete vedere ho quasi terminato e mi piace tantissimo perché, nonostante sia dalla consistenza borrosa, io riesco a truccarmi successivamente. E in realtà questo è il prodotto che utilizzo mattina e sera, quindi non è l'unico prodotto che utilizzo in entrambe le situation. E sempre di mattina utilizzo il Capture Total sempre di Dior siero, perché poi successivamente andrò ad applicare il fondotinta o una BB cream. È un siero idratante, molto molto leggero, mi distende visibilmente le rughe d'espressione, soprattutto queste qui frontali. Mi piace tantissimo e soprattutto per la luminosità che mi lascia. E l'ho utilizzato per un bel po', diciamo d'estate, già da verso marzo, tra poco ci siamo, infatti è quasi finito, un prodotto per il sole, specifico per la mia tipologia di pelle. Allora, io ho una pelle mista, grassa, a tendenza acneica, sicuramente d'estate è più grassa rispetto all'inverno, e questo qui è un solare Acnet di Bioniche, con SPF 50, ha all'interno la nicotinamide che mi aiuta tantissimo per la mia tipologia di pelle e soprattutto è leggero. Io però non emetto tantissimo, faccio un'erogazione, vado proprio a cospargerlo tra le dita, tra le mani e lo applico sul viso al di sopra del siero e prima del fondotinta. Lo utilizzo tantissimo perché io guido tanto, sono esposta al sole molto molto spesso, appunto, sia guidando sia nelle mie pause pranzo interminabili per strada, quindi ho necessità comunque di utilizzare una protezione solare anche abbastanza alta. Tantissime tipologie di protezione solare sul mio tipo di pelle non vanno bene perché o mi fanno uscire i comedoni o la mia pelle tende a diventare lucida, grassa ed è terribile. Invece con questo prodotto qui mi trovo divinamente. Ok, poi mi trucco.
tra poco parleremo anche del make-up che si porterà nel 2021. E poi successivamente di sera io vado a struccarmi con un prodotto oleoso che io preferisco, cioè nel senso mi piace tantissimo massaggiare, anche se quando vado di fretta utilizzo il bifasico e l'acqua micellare, ma in linea generale è un periodo in cui mi piace proprio sciogliere il make-up sugli occhi, sul viso, massaggiare un prodotto oleoso o un latte detergente. Ed è circa 2-3 settimane che sto utilizzando questo prodotto qui di Lolla, l'Acute Wash the Face Off, che è un olio che prima di tutto si agita perché c'è all'interno tre tipologie di oli. Si agita, si massaggia sul viso, sento la consistenza leggera, non persistente, non troppo ricca, carica. Come ad esempio può essere quella tipica dei burri, dei balsami, che sciolgono il make-up. E poi utilizzo anche i pad, sempre di Cosmify, di Lolla, e vado a rimuovere tutto il trucco. Li lavo con un sapone specifico per i panni, tornano pulitissimi e mi sta piacendo tantissimo questo struccaggio con gli oli. Però successivamente sto utilizzando questo gel detergente di Eteria che ho acquistato anche questo relativamente da poco. In realtà loro lo chiamano gel detergente scrub viso, ma non ha nessuna tipologia di scrub, ha un profumo paradisiaco e mi lascia la pelle strapulita. Però questo prodotto qui lo alterno a un detergente che mi avete visto utilizzare anni e anni e anni, da anni, sempre di Pionic, sempre della linea Acnet per pelle a tendenza acneica. Questo qui c'ha dei granuletti, ma non è uno scrub, è un detergente e lo uso di sera quando, vi faccio un esempio, sto tante ore per strada, mi sento la pelle pesante, troppo troppo grassa, magari ho avuto la mascherina per tantissime ore e lo utilizzo come purificante un po' più forte del prodotto di Eteria o di un qualsiasi detergente viso che utilizzo la sera per completare lo struccaggio. E mi trovo veramente veramente divinamente, ma se mi conoscete, se sapete chi sono da mille anni, sapete che io questo prodotto qui forse saranno una decina d'anni che lo utilizzo e non lo mollo più. Poi la sera, signore e signori, non lo direste mai, ma ho iniziato a provare un amore folle per un olio viso. Ta-dam. In realtà vedete che è consumato poco, ma io metto 3 gocce per tutto il viso ed è un mese intero che lo sto utilizzando. Mi piace da impazzire. L'azienda si chiama Cora Organics. È un olio antiossidante, illuminante. Mi va anche ad agire un po' sempre sulle mie piccole rughe d'espressione che principalmente ci troviamo qui. E qui piace veramente tanto perché al tatto anche qui è un olio molto molto leggero e si può utilizzare in combinazione con una crema, ma io lo preferisco da solo perché non mi piace caricare troppo la pelle ed è vero che la notte la pelle lavora meglio, quindi dovremmo utilizzare retinolo, vitamina C e quant'altro, però ho scoperto quest'olio, a parte che io odio le cose che non termino, ma devo praticamente finirlo e penso che ce ne verrà un po', ma mi piace da impazzire. La pelle al mattino è molto luminosa, levigata, sentite comunque ben nutrita, ma non eccessivamente grassa ed è fantastico, mi piace tantissimo. Ma sempre per il trend del 2021, dobbiamo parlare anche di una skincare routine un po' più completa, nel senso che comunque una volta a settimana, 2 volte a settimana dovremmo fare degli esfolianti, degli scrub e quant'altro, per cui io vi devo segnalare, signore e signori, dei dischetti che non so se vi ricordate, ma forse già vi ho parlato tempo addietro. DCL è un brand un po' più costoso, ok? Questi sono dei dischetti peeling, ora ve li mostro. Vedete che se ne prende uno, si passa su tutto il viso, hanno il 20% di acido glicolico, ma ci sono anche al 10%. Li trovate su svariati siti, tra cui Cult Beauty. A me piace tantissimo perché mi sfoliano perfettamente l'epidermide. Li passo su tutto il viso, ne passo uno su tutto il viso, lo lascio agire 10-13 minuti massimo, fino a un totale di 15 minuti si possono tenere sul viso, cioè si può tenere sul viso il prodotto imbevuto nel dischetto e poi successivamente risciacquo con acqua tiepida e vado a fare una maschera. Ora,
Di maschere ce ne siano 3500. Sapete che io amo tantissimo quella di Kiehl's all'argilla bianca, ma ce ne sono veramente tante. Io ultimamente sempre ho acquistato questa di Eteria, l'ho usata 3 volte, mi piace molto, quindi ve la nomino qui. Ha la vitamina C, ha un'azione sia illuminante che levigante. Si può anche utilizzare come maschera purificante, sempre da utilizzare una o due volte a settimana. Quindi mi sta piacendo tanto, la inserisco in questo video. Sempre come prodotto un po' più intensivo per quanto riguarda la skincare routine una o due volte a settimana, vi segnalo i The Stress Eye Patch di Veralab dell'estetista cinica, che sono meravigliosi da utilizzare prima di un grande evento o come un vero e proprio trattamento. Sono questi due patch da si applicano proprio sul contorno occhi, sono trasparenti in cellulosa e vanno tantissimo a idratare il contorno occhi e a levigarlo, quindi se avete anche delle micro rughette di espressione o delle occhiaie un po' più persistenti, mi piacciono tantissimo e questo è l'ultimo che mi rimane, penso che lo riacquisterò molto brevemente. Ultimo prodotto che vi nomino perché lo alterno al contorno occhi di Dior, dipende da come sto la sera, se vedo delle occhiaie belle strong lo vado ad utilizzare, è la crema contorno occhi gel di Comfort Zone, l'Hydra Memory Eye Gel, che ha un'azione rinfrescante e idratante, c'è anche l'applicatore in acciaio per dare questo effetto molto molto fresco ed è una crema gelatinosa che se utilizzata ovviamente con costanza fa il suo discreto lavoro. Altro trend è sicuramente una base super leggera, luminosa, quindi dobbiamo scordarci del full coverage, della base un po' più pesante. Si deve intravedere la pelle, una pelle curata, cioè si deve intravedere attraverso le mascherine, ok? Una pelle curata, non pesante, non corposa, cioè per farvi capire effetto non polverone, e quindi vanno tantissimo quest'anno le BB cream, le creme colorate, le creme trattamento fondotinta ed io devo assolutamente nominarvi due novità di Smash, cioè una novità di Smashbox, ossia questa qui, l'Alo, che è un fondotinta idratante BB cream, fa un tutt'uno, va anche a affinare un po' la grana della pelle. Io faccio un mix tra light neutral e fair light. In realtà sono molto più simile a light neutral come colorazione, però tende a spegnermi un po', quindi preferisco mixare leggermente con fair light. È una crema idratante colorata, come vi dicevo prima, che fa anche da trattamento, quindi in linea generale potete non applicare, per dire, il siero sotto, in questo caso quello di Dior. E difatti, quando vado di fretta la mattina, non applico quel prodotto lì e vado direttamente di BB cream, crema trattamento. Oltretutto c'è anche un SPF 25 che non fa mai male, soprattutto in questo periodo dell'anno dove ancora ancora stiamo al limite con la protezione solare. Non so se avete notato, ma recentemente il sole è un po' più caldo, un po' più come colorazione proprio è diverso da quello di una settimana fa, quindi ci stiamo avvicinando a quel periodo X del sole un po' più pericoloso, ok? Per le macchie soprattutto. Poi per il contorno occhi io devo assolutamente inserire in questo video sempre i Born This Way di NYX, che sono dei correttori illuminanti leggeri, non pesanti, ma comunque fanno il loro lavoro anche qui. Le colorazioni che uso io sono la 4 e la 7.5, 7.5 per correggere un po' l'occhiaia e la 4 per illuminare, e molto spesso, anche quando vado di fretta, le utilizzo anche sul viso, quindi magari dimenticatevi l'alo e utilizzate solo i NYX. Ho comprato da poco anche il fondotinta, sempre della stessa linea, lo sto provando in questo periodo e vi farò sapere. Poi, sempre per avere questo effetto super luminoso, per far vedere questa grana della pelle che comunque c'è ed esiste, io devo inserire in questo video il Tatum Cushion Powder di Dior, che è una cipria che vi cambia l'esistenza. Di tutto come si presenta, vedete il lusso puro, questa è di pelle, pazzesca, si apre così, si pigia con il piumino. Io con il piumino solitamente faccio zona T, poi su tutto il resto del viso vado con il pennello ed è magnifica.
Avete presente la mia cipria preferita di Becca, quella idratante che non so se avete mai provato, che quando passate sul viso sembra che avete il pennello bagnato? È praticamente molto similare come concezione. La differenza è che principalmente io vedo una pelle un po' più minimizzata nei pori, quindi avete quell'effetto porcellana. Ok, però fermi tutti, qui stiamo parlando del trend 2021 dove comunque dobbiamo avere una pelle semitrasparente, non eccessivamente full coverage. Quindi assolutamente il finish è luminoso e levigante, leggero. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene, però è una cipria che non so, è entrata penso nei miei top di sempre. E mi permette, tra l'altro, non lo faccio perché sono pigra, però mi permette tra l'altro di poter ritoccare il viso durante la giornata, che con la mascherina è necessaria. Sempre per effetto salute, quindi effetto sto bene, sto in salute, non sono truccata, la mia pelle è fantastica così com'è. Devo inserire appunto nella base viso del 2021, del trend 2021, sicuramente un blush in crema, perché solo con un blush in crema possiamo ottenere l'effetto sto bene, sto in salute, non sembro truccata. E io anche qui, forse ve l'ho nominato molto molto spesso, amo tantissimo il blush di Neve Cosmetics, il Bloomerang, che fa parte della linea Star System, che è questo colore, vedete, sembra scuro, però se lo andiamo a sfumare tende a dare quell'effetto naturale. Correttivo anche se possiamo dire, si va proprio a fondere perfettamente nell'incarnato. È anche vero che poi mettiamo le mascherine, però c'è una grandissima fetta di persone, tra cui me, che comunque la mattina fanno la base viso completa e avere un effetto più naturale sotto, secondo me, è più bello che averlo pesante e artificiale, soprattutto se andiamo a togliere la mascherina per mangiare all'ora di pranzo, non abbiamo questa pelle che dice aiuto, pietà, struccami, ti prego. Ok, quindi abbiamo questa pelle molto salutare, leggera. Come potete notare, io non dico mai di no all'illuminante, quindi inserisco anche qui l'illuminante di Vanessa Miracles, che in realtà questa è la versione mini size. Ho comprato il kit da 3. Questa qui è Luna, è un prodotto molto versatile, si può utilizzare sia come illuminante sopra la base, così, sia miscelato al fondotinta per avere una base molto luminosa e mi sta piacendo tantissimo. Anche un altro in realtà mi piace tanto della linea, vedete questo è il kit da 3 e mi sta piacendo tanto anche Synergy che è un rosa molto olografico. Terminata la base, parliamo del trend occhi. Il trend occhi mi viene da ridere perché dobbiamo mettere in evidenza gli occhi sicuramente e in questo periodo storico gli occhi sono sempre al primo piano, ma le labbra, sì, anche le labbra ragazzi, però vi parliamo prima degli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, il 2021 sarà l'anno degli eyeliner colorati. Non è un caso che ho l'eyeliner rosso, ma io l'ho realizzato con un rossetto liquido, lo faccio molto molto spesso, questo di Ever della linea We Makeup numero 27. Ho utilizzato questo perché è testato per il contorno occhi. Non tutti i rossetti liquidi si possono usare sul contorno occhi, i loro sì e fanno anche dei colori da paura. Io ho giusto 3-4 rossetti liquidi e non tutti hanno la stessa resa, però questo qui sugli occhi veramente io lo applico con un pennellino molto fine. Questo è il Da Vinci, ragazzi, è fantastico. 2-0, anche 3-0. Riesco a prendo il prodotto, faccio la riga, mi viene perfetta, mi piace tantissimo, ma ho fatto un video anche un po' di tempo fa che avete visto poco, però è molto utile visto il trend, su come utilizzare la doppia riga d'eyeliner o la riga d'eyeliner con un'acqua color, ad esempio. Quindi vi nomino anche un acqua color classico, questo è liquido, si può usare per aerografo e così via, però un qualsiasi acqua color o anche ombretti in crema super colorati quest'anno si portano tantissimo, soprattutto il verde acido. Non chiedetemi, sicuramente c'è un motivo di base, però si porta tanto l'eyeliner colorato fluo, fighissimo verde acido. Invece se non siete così appassionati di make-up ma volete seguire il trend del 2021, vi nomino gli eyeliner di Kiko, i super color eyeliner
In realtà io ho provato recentemente anche la versione waterproof, che però mi ha creato una leggera allergia, infatti sto molto molto attenta adesso. Questi qui sono della linea base, mi sono sempre trovata benissimo, infatti questo qui è terminato, il 107, è un blu elettrico meraviglioso. Io adoro i loro eyeliner in questa tipologia. E poi altro super trend del 2021 è l'ombretto con tante sfaccettature olografico, quello che in un momento sembra un colore, in un altro un altro. E io vi ho selezionato qualcuno, ma ormai sul mercato ce ne sono tantissimi, da Huda Beauty che ha fatto le palettone. O se vi volete fare un regalo, Pat McGrath, vedete questi colori qui, questo è un verde marroncino meraviglioso. Brand un po' più economici, mi viene in mente Alchemy di Nabla, che è questo colore duochrome molto molto bello. Altri brand un po' più economici, parliamo di NIVE Cosmetics, abbiamo Camaleonte che è un verde marrone, o Aurora Boreale che è un rosa, rosa lilla, vedete che ha tantissime sfaccettature, dipende da come arriva la luce. E poi altri brand possono essere gli ombretti in crema di Natasha Denona, che mi avete visto utilizzare in un video, ve lo metto nelle schede, o ancora io ho acquistato da poco sempre di Danessa Miracles, non so se si pronuncia così, io continuerò a pronunciarla così, questi qui che sono, vedete come sono tutti olografici, cambiano tantissimo. Sopracciglia ali di gabbiano, e qui ci siamo perché io ho fatto il tatuaggio che mi ha aiutato tantissimo. C'è stato un boom di vendite per quanto riguarda tutti quei gel che fissano le sopracciglia verso l'alto. Io personalmente non li amo, quindi in questo video non li inserisco. Non amo quell'effetto di sopracciglia che vanno qui. Non è il mio stile, non è un effetto che io amo, quindi non mi va di consigliarvi i prodotti. Anche se voglio imparare a capirlo meglio questa tecnica, però non è l'effetto che mi piace. Però se volete creare un'ala di gabbiano, io vi suggerisco sempre le Brow Divine di Nabla, che sono delle matite veramente eccezionali che vi permettono di definire meglio il sopracciglio, di pettinarle bene, insomma, effetto naturale e definito. E ovviamente ciglia finte da paura, ma non ciglia finte, le vostre ciglia che sembrano finte. Quest'anno non è il trend delle ciglia finte, contrariamente a quello che avevano pensato del 2020. Il 2021, addio ciglia finte, ma mascara che possono dare quell'effetto. Devo assolutamente inserire qui il My Toy Boy mascara di Diego Dalla Palma, che vi fa due ciglia da paura. Il mio è quasi terminato, devo dire che l'ho utilizzato un bel po', adesso si è addensato un po'. E altro mascara che mi sta piacendo tantissimo, il NYX Under Eyes mascara, che dà questo effetto. Ce l'ho oggi, però ho fatto giusto una passata perché c'avevo Diego sulle gambe, dà questo effetto ciglia incurvata che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, e soprattutto le sento sempre belle curve anche a fine sera. Se date tante passate avete anche un effetto ciglia finte. Dulcis in fondo, motivo per cui sto con sto rossetto rosso da inizio video, è labbra rosse stile Biancaneve. Direte voi, Simona, ma con la mascherina? Non lo so, è il trend del 2021. A me può anche far piacere perché dà subito questo effetto, come stai bene, come ti trovo solare, stai in salute, però non voglio immaginare questo rossetto con una mascherina anche chirurgica, però è il trend del 2021. E labbra che indosso sono la matita Dior 999, che anche questa è super famosa, ma ho indossato un rossetto che non mettevo da una vita, che è il classico Russian Red di MAC, che è un po' più matte rispetto al 999 di Dior, che avrei voluto abbinare, però a dire la verità mi andava più il Russian Red. Avrei potuto mettere anche questo che ho messo sugli occhi, però devo essere sincera, sulle labbra, i miei rossetti di We Makeup, non so, mi durano poco, quindi preferisco il Russian Red. E quindi se avete un rossetto stile Biancaneve, quel rosso proprio mela, è il rossetto giusto per il 2021. Non chiedetemi, non lo so perché, però in realtà non mi dispiace come concept, però
Non lo condivido particolarmente perché con le mascherine è un casino. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Non lo so, mi è venuto mentre andavo al lavoro al mattino pensando ai vari trend. È stato bello pensare a quali erano i miei di trend del 2021 e quali combaciano oppure no con quelli del mercato. Io spero appunto di avervi fatto compagnia, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!